Ok, quando volete. Va bene. E come è iniziata l'idea del documentario? Qual è stato, a parte il decennale della scomparsa, c'è stato un altro pretesto o era partita da lì? Parli tu o parlo? No, vai. No, diciamo che tutto nasce da un'intervista che avevo fatto con Enzo molti anni fa, nel 2005. Ci eravamo ripromessi di farne qualcosa, per varie occasioni non è stato fatto, fino a che c'è stata questa ricorrenza, ma ne abbiamo cominciato a parlare con Paolo, con Tony Verona di Ala Bianca, con Nicola Giuliano e siamo arrivati a questa cosa con l'aiuto anche di Medusa. E la scelta invece del materiale, un po' diciamo la linea del documentario, come è stata decisa? Perché non è un documentario cronologico, ma direi più a suggestioni, un po' sì, ricordi. È per suggestioni, per racconti che si intersecano con le musiche e con una serie di riflessioni che Paolo mi ha suggerito, che io ho trovato. Scusa, meglio che parla un po' più Paolo che io. Esatto, il regista ha perso la voce. Pensa sul set. Meno male. Quando dai il ciak. Le immagini poi si sono accumulate. Giorgio le ha custodite e le ha classificate come hai suggerito. Per suggestione ne chiedeva altre, ne scartava altre e alla fine è riuscito a montarle tutte, tutto il materiale l'ha montato in maniera magistrale. E invece per quanto riguarda i personaggi che hanno partecipato, come li avete scelti? Perché alcuni li avete inseriti, magari altri... Abbiamo un sacco di riflessioni nate durante delle riunioni, sì. No, perché non mi vengono sì, i termini a volte in inglese, ma facevamo le liste, questo lo chiami tu, questo lo chiamo io. Odio dare i termini in inglese, allora vabbè. Ci metto di più a volte tradurli. E quindi in queste riunioni che facevamo anche al telefono, in video, ci mettevamo delle idee, delle nostre suggestioni su determinati amici, determinati ospiti che potevano partecipare, che avevano un senso. Da lì Giorgio ha fatto una prima scaletta che poi è stata cambiata almeno una decina di volte. Certo, naturalmente. E poi si è arrivati alla stretta finale. E delle clip che vengono presentate, ce n'è qualcuna che emotivamente vi tocca maggiormente o... Ce l'hai la voce tu adesso? No, dillo tu, dai. Senz'altro è il momento sul palcoscenico che condividevo col papà e non a caso abbiamo scelto un periodo di maturità perché era quello che dava di più sia al pubblico ma anche a noi come artisti e per me quello è stato uno dei momenti più importanti più significativi della mia vita di artista, anche di figlio e quindi ogni volta che mi rivedo, anche perché poi quel concerto l'ho montato io insieme al povero Dario Barezzi che non c'è più e è stato un importante concerto una delle credo vita, morte, miracoli, come si chiama? Sì. Una delle ultime volte che aprì il Teatro Smeraldo, che non c'è più a Milano, un teatro che non esiste più. E allora ci sono una serie di ricordi e di emozioni che mi toccano molto. No, devo dire che c'è un momento a cui tengo molto, che è quello di Via del Campo, perché c'è il racconto di Via del Campo che in realtà nasce da una canzone di Enzo Iannacci che si chiama La mia amorosa va alla fonte. C'è tutto un racconto che trovo sia venuto molto bene, non lo dico solo io, insomma molti di quelli che ci hanno intervistato l'hanno detto, per molti è stata una scoperta perché non lo sapevano che Via del Campo era una canzone che aveva scritto Iannacci con un altro titolo, La mia amorosa va alla fonte. Però c'è tutta la storia di questa cosa che alla fine c'è questa versione struggente di Via del Campo
con Paolo alla fisarmonica, Enzo al piano, per il concerto, quello per Fabrizio De André a Genova, dove c'è stato un vero trionfo. E infatti Via del Campo era uno dei brani in cui il papà prendeva le redini, ed era il momento più creativo del concerto, perché lui lo faceva con questo grande rispetto che aveva per Fabrizio, ma voleva reinterpretarlo a suo modo, perché se lo sentiva, e ogni sera era diverso, ogni sera era speciale. Era quel momento, era il momento climax del concerto, che ci dava sempre qualcosa di nuovo. È stato curioso anche il momento che avete ripescato un brano inedito degli anni 60, ne avevate anche altri, e se sì, come è caduta la scelta su quello? Lui l'ha ripescato. No, ho fatto una ricerca nell'archivio e fortunatamente ho trovato tre brani inediti, che probabilmente due li aveva fatti quasi per gioco, ma erano splendidi, da un minuto e mezzo, da due minuti. Quello da un minuto e mezzo, poi quello che Giorgio ha scelto, che è più, forse più divertente, anche più giusto per un... Più giusto nel racconto, perché poi dei brani sono stati scelti anche per quello che significano dentro il racconto. Per un film. E niente, questi brani poi verranno riportati in una bella 33 giri, in un bel vinile, che produrrà appunto Alla Bianca, e che abbiamo condensato con altri brani assolutamente inediti, editi dal punto di vista delle edizioni, ma inediti che nessuno ne ha mai sentiti. Sì, come versione, perché erano i primi provini fatti addirittura col geloso che lui faceva. C'è il primo provino di portare a scala del tennis, o i primi provini che faceva dei suoi brani. E poi questi tre brani inediti che spiccano, perché sono speciali. Mi fanno cenno dalla regia che ho quasi finito il tempo, quindi faccio un'ultima domanda. Volevo capire allora se i brani venivano dai racconti delle persone, se erano primi brani o prima racconto, e poi chiedere al regista qual è la sua canzone preferita di Iannacci. Allora, e anche a Paolo, tutte e due, nel senso che ci sono alcune cose che erano irrinunciabili e altre cose sono arrivate perché venivano citati dagli artisti o avevano a che vedere con gli artisti, questo è ovvio. È chiaro che avevo fatto una stesura di massima, poi man mano, confrontandoci, questa cosa veniva cambiata, ma neanche poi più di tanto, perché alcune cose sono rimaste. È difficile per me dire quale sia la mia canzone preferita. Una delle mie canzoni preferite di Enzo Iannacci, che condivido insieme con Paolo Conte, è El Mendiris, che è una canzone, devo dire, struggente, è una ballad neorealista, come direbbe. È vero. Ecco, lì ci tengo Zavattini, molto. Zavattini lo lì, direbbe. Quando a Batantone nell'intervista mi ha parlato di neorealismo, io ho detto, questa va su El Mendiris. È vero, l'appoggio. C'è anche Lino Toffolo, sai, tu non l'hai visto? Sì, l'ho visto. L'hai visto? L'hai visto?